Ciao rivoluzionario, bentornato alla seconda parte sulla storia del mitico re del rock and roll Elvis Presley. Eravamo rimasti al punto in cui, dopo la serie di filmacci registrati negli anni 60 da Elvis, finalmente nel 68 torna alla scena musicale. È molto interessante sentire le interviste dei suoi musicisti, che raccontano come lui fosse preoccupato e fosse spaventato dal fatto di ritornare come cantante perché aveva paura di aver perso quell'appeal, l'amore del pubblico, insomma, che si era conquistato. Invece ritorna, chiaramente come sempre piace, tutti lo amano ancora e per un po', insomma, lo vediamo entusiasta, lo vediamo contento. La qualità dei suoi show rimane sempre alta e insomma sembra che la sua escalation al successo non si sia fermata. Addirittura nel 1973 da Honolulu viene trasmesso questo spettacolo in tutto il mondo, quindi milioni e milioni di persone in tutto il mondo possono vedere questo spettacolo e quindi insomma nulla sembra poter intaccare la corona del re. Però a un certo punto il colonnello trova degli ingaggi a Las Vegas fissi, per cui lui comincia a fare una serie di concerti, quasi due al giorno a volte, in cui si ripeteva all'infinito lo stesso spettacolo. Quindi lui all'inizio, come sempre, ci mette un grande entusiasmo, lavora sui costumi, lavora sullo show, sulle coreografie, tutto quanto, ma dopo un po' si annoia. La solita noia che porterà solo 4 anni dopo alla morte il nostro Elvis Presley per un cocktail di farmaci che assunse. Appunto, il ritmo ormai di lavoro era veramente massacrante, lui non aveva mai modo di riposarsi, in più, come abbiamo detto, era diventato un po' l'ombra di se stesso, la caricatura di se stesso. Ecco ragazzi, come vi premettevo all'inizio, adesso vi voglio raccontare questa storia succosissima che ho trovato su questo libro, Storie di ordinaria follia rock. È un libro di Massimo Padalino e appunto racconta una storia su Elvis davvero davvero interessante. Come vi dicevo, avendo letto questa storia io non la conoscevo, è cambiata un po' la mia percezione del personaggio Elvis. E ve la racconto brevemente. Allora, praticamente siamo nel 1970. Elvis comincia, c'è stato appunto il fenomeno ovviamente della contestazione giovanile del 68, gli hippie, insomma tutti i disordini sociali relativi, e Elvis comincia a scrivere direttamente al presidente Nixon lamentandosi di questo problema. Quindi dice che appunto la gioventù americana è ormai corrotta, si scaglia contro l'abuso di droghe, contro gli hippie. Ma in modo, tra virgolette, sorprendente si scaglia anche contro i Beatles. Secondo lui sono addirittura i Beatles la maggiore causa di questo degrado sociale della gioventù americana. Ovviamente la cosa puzza un po' di invidia, gelosia, insomma, o competizione per il fatto che, come sappiamo, i Beatles appunto a un certo punto, negli anni 60, hanno scalzato Elvis dalle classifiche. E quindi, insomma, dopo avergli mandato delle lettere, cosa fa? Decide di andare direttamente a trovare il presidente. Quindi prende il suo bell'aereo, arriva a Washington una sera, appoggia un biglietto, un pacco, insomma, davanti al cancello, così almeno viene riportato, e se ne va nel suo albergo. Il giorno dopo Nixon lo chiama, chiaramente lo invita alla Casa Bianca, anche perché, come sottolinea l'autore, ovviamente lui, che non piaceva per niente ai giovani, ha avuto insomma questa occasione su due piedi per poter insomma dare un po' una ripulita all'immagine, visto che Elvis appunto era un mito un po' per tante generazioni. Fu così che insomma la mattina dopo arriva Elvis, ovviamente vestito sempre un po' tamarro alla Elvis, con una pistola, tra l'altro, che lui era un collezionista di pistole, che questo è abbastanza strano come cosa. Viene ricevuto, lui lascia la pistola al sovrintendente e viene introdotto nella camera ovale. Allora racconta che in sostanza entra Nixon, si vedono, rimangono un attimo in silenzio, imbarazzati, e poi Nixon esordisce dicendo: "Giovanotto, mi sembra che lei veste in modo un po' selvaggio." E Elvis sembra che abbia risposto: "Mr. President, lei deve portare avanti il suo show, io devo portare avanti il mio." E da lì, insomma, comincia tutto questo dialogo in cui appunto Elvis
ripete nuovamente questi problemi legati ai giovani, alla contestazione, alle droghe e soprattutto ai Beatles, e poi chiede anche, tra le altre cose, il distintivo di un determinato reparto di polizia. Lui, tra le altre stranezze, appunto, faceva anche collezione dei distintivi della polizia. E quindi insomma è veramente, a me mi ha un po' lasciato così, no? Perché appunto da una parte il re del rock sembra un gran conservatore, insomma sembra anche un po' incoerente, nel senso che come sappiamo lui morì proprio per un abuso di droghe, che forse lui i farmaci che prendeva non li considerava tali, ma solo dei medicinali. Sta di fatto che insomma risulta veramente strana questa posizione così conservatrice del nostro buon Elvis. Con questa vicenda aggiungo un elemento per trarre delle conclusioni, cioè il contrasto appunto dell'uomo, la contraddizione, che da una parte è il re del rock, fa impazzire le ragazzine, dà il via alla rivoluzione sessuale con i suoi ancheggiamenti, e per questo tra l'altro viene appunto attaccato dai ben pensanti. E dall'altra parte, appunto, l'americano medio con una serie di pregiudizi, anche un po' conservatore, che ama le pistole, che ama i distintivi della polizia e che appunto si indigna per un determinato fenomeno sociale. Ecco, dal re del rock non ce lo saremmo assolutamente mai aspettato, quantomeno io non me lo sarei mai aspettato. Se invece tu conoscevi già questa cosa e ti sembra perfettamente normale, dimmelo quali altri elementi appunto fanno capire che è questa parte, diciamo, di americana media che aveva Elvis. E se invece appunto non l'avevi mai sentita, spero di averti un po' incuriosito, averti fatto fare qualche domanda rispetto a questi grandi miti che appunto di solito appaiono sempre nelle fonti ufficiali e che diciamo hanno sempre una loro iconografia abbastanza precisa, abbastanza limitata. Se il video ti è piaciuto, come al solito, ti invito a mettere un like, iscriviti, attiva la campanella così rimani sempre aggiornato sui nuovi video che vengono fuori, e soprattutto dimmi se ti ha sconvolto anche a te questa informazione, se la sapevi già, se hai da aggiungere magari altre informazioni. Io mi sono basato, come detto, su questo breve articolo, diciamo non è approfondito, quindi non saprei se ci sono altre cose interessanti. E ci vediamo alla prossima. E niente, ciao ragazzi, buon rock!